Si è consumato a Marina di Camerota il primo incidente mortale dell'estate 2020 in costiera cilentana. A perdere la vita è stato un ragazzo di 31 anni del posto, si chiamava Federico Giuliani. Giovedì sera, intorno alle 21, mentre era in sella alla sua Benelli Leoncino, è volato dalla motocicletta ed è finito sull'asfalto, mentre la moto ha proseguito la corsa. Si è fermata a circa 40 metri di distanza dal ragazzo. Fatale sarebbe stato il colpo al torace. Federico, fratello di tre sorelle, figlio del notaio Giuliani, titolare di due camping, Happy Village e Villaggio Blue Marine, era un giovane farmacista e gestiva a Marina una farmacia di famiglia. Giovedì sera era uscito di casa in moto per consegnare medicine. Mentre percorreva la strada d'accesso alla cittadina rivierasca, a poca distanza dall'Happy Village, ha perso il controllo della moto che aveva da poco acquistato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, prima di finire sull'asfalto, è finito violentemente su una pietra miliare, quelle utilizzate dall'ANAS per indicare i chilometri. I sanitari del 118 hanno provato invano a rianimarlo per oltre 20 minuti. Sul posto è immediatamente giunto il sindaco Mario Scarpitta, che conosceva personalmente il suo giovane concittadino. Era un figlio di tutti quanti noi. Io ho due ragazzi della sua età, amici suoi. Con lui c'era un rapporto straordinario. Un ragazzo sensibilissimo, sempre vicino a tutte le iniziative. Durante il periodo del Covid non ha fatto mai mancare il proprio supporto materiale, professionale, umano e anche dal punto di vista di contributo in tutti i sensi alla cittadinanza. La generosità e la sensibilità di Federico nella testimonianza del giornalista suo amico Luigi Martino. Federico nella sua vita avrebbe potuto decidere di essere chiunque, perché appunto aveva una famiglia possente alle spalle, era un bravo ragazzo, intelligente, però alla fine ha deciso di essere educato, sempre col sorriso sulle labbra, che ha lasciato poi a questa comunità il suo esempio di vita, il suo modo appunto di comportarsi sia nella vita privata che in quella lavorativa, che si contraddistingueva in modo anche importante, si percepiva in modo forte.